Ragazzi, l'impostore, vi spiego un pochettino la storia di quello che è successo. Sono passati 6 mesi dalla sconfitta dell'impostore con l'Ax, la fusione tra Max e Like. Ragazzi, abbiamo riportato 5 giorni dopo Fortes in vita con le sfere del drago. Poi ragazzi, Max e Like non potranno combattere per un anno perché hanno le ossa fragili. Quindi significa che se combattono possono, diciamo, rompersi ancora di più le ossa. Perché ragazzi, i super orecchini Potara purtroppo hanno pure questo difetto, che purtroppo fanno, come si dice, diventare le ossa fragili di chi le usa. Quindi ragazzi, ecco perché è successo questa cosa. Nel frattempo però ragazzi, 2 Saiyan misteriosi vengono sulla Terra, quindi ragazzi stiamo parlando di 2 Saiyan. Ragazzi, comunque sì, tra parentesi, Orx in questa serie sarà un Saiyan. E non vedrete i classici Dark Angelo, oppure il suo amico Dark Oscurity, ma vedrete completamente dei personaggi fatti a caso da me, perché ragazzi ho creato i personaggi principali e personaggi inventati secondari, come aiutanti e cose varie. Vedrete un sacco di cose belle, questa serie sarà secondo me la più bella. Ragazzi, comunque, l'impostore ritorna in vita grazie ad un potere maligno e incontra nella sua strada Orx, il Saiyan malvagio. E quindi ragazzi, lo sapete com'è l'impostore, decide di sfidarlo. Si carica, anche se ha un carico molto lento, si scaglia addosso a Orx, però ragazzi ha un sacco di energia Orx. E poi in questa serie l'impostore sembra un pochettino... Ragazzi, ma soprattutto ricordiamoci che l'impostore era il cattivo principale della volta scorsa. Però ragazzi, Orx si arrabbia e dice che la deve fare finita. Come vedete, Orx ragazzi ha tante mosse speciali, come il cannone Galick, l'attacco Big Bang, se non mi sbaglio è la Kamehameha di Max. E ragazzi, Orx distrugge quasi l'impostore. Però ragazzi, adesso vedremo l'aiutante supremo di Orx, ho sbagliato, sto dicendo del like, di Orx, che non sarà Dark Oscurity, ma qualcuno di meglio. L'aiutante di Orx, in cui l'impostore una volta si prendeva il gioco di lui, tra virgolette, ragazzi, questa volta è venuto qua per vendicarsi. E ragazzi, è venuto qua per distruggere l'impostore. Stiamo parlando dell'aiutante di nome. Ragazzi, questo personaggio di cui ho messo io si chiama Giancova, ragazzi. Se aiutante di Orx, Giancova. Ragazzi, questo qua è tipo un criminale. Praticamente questo Giancova è un criminale che praticamente si dà inizio prima alla malavita e poi si allea con Orx per distruggere il mondo, distruggere Max, Like. Comunque in questa serie ci sarà pure Sweet, perché 6 mesi dopo ha deciso di combattere, si è preso di coraggio. Queste qua sono le tecniche di Giancova. Ragazzi, Giancova ancora una volta distrugge quasi a 100% l'impostore, che fa una cosa che nessuno si sarebbe aspettato. Ovvero, ragazzi, però l'impostore scappa dalle grinfie dell'aiutante di Orx e decide di andare a casa di Max. Ragazzi, vuole andare a casa di Max per cercare aiuto contro Orx, ma Sweet, dopo quello che ha visto fare a suo cugino e suo fratello, vuole distruggere completamente l'impostore, perché è stato per colpa dell'impostore se praticamente Like e Max hanno fatto la fusione, no, per distruggerlo, come sapete. Quindi ragazzi, è colpa pure sua. Comunque ragazzi, già Fortes è stato portato in vita, quindi ci tenevo a dirlo. Quindi ragazzi, Sweet, che si è dato adesso al combattimento, è super furioso, perché Sweet prima aveva paura di combattere, però adesso ha trovato lo spirito giusto
per affrontare tutti i nemici del mondo di Dragon Ball e non solo. Decide di finire l'impostore. Ragazzi, Sweet, preso dalla rabbia suprema per quello che è successo a Light e Max, che hanno completamente le ossa rotte, distrugge l'impostore ancora. L'impostore è stato distrutto da tutti fino adesso. Cioè, quel cattivissimo che noi abbiamo sempre visto sta venendo sconfitto addirittura da Sweet. Però ragazzi, ancora non è finita, perché c'è qualcuno che vuole la sua vendetta, che vuole uccidere l'impostore veramente. Chi sarà mai? Ragazzi, è Fortes che l'impostore aveva ucciso, come si dice, facilissimamente. E adesso lui si è allenato con Rekkaio nel paradiso e ha imparato la tecnica del Kaioken. E ragazzi, ha smisurato la sua forza, quindi adesso vuole distruggere, annientare, uccidere l'impostore. Sarà lui a farlo? Chi lo sa? Ma soprattutto uccideranno l'impostore? Chi lo sa? Ma io, secondo me, Fortes distruggerà l'impostore. E infatti, vedete? Fortes diventa Kaioken e decide di distruggere l'impostore. Ragazzi, ancora Fortes si carica. Si carica ancora. Vediamo se riusciamo a farlo. Lo possiamo fare, la tempesta gigante. Così l'impostore muore. E infatti, avete visto? Guardate come stiamo distruggendo completamente l'impostore. Direi di farla finita, di distruggerlo, no? Bene, iniziamo. Carichiamoci adesso, assalto Kaioken, quello che ha imparato il buon caro Fortes. E infatti Fortes ha distrutto letteralmente l'impostore, in cui ha preso la sua vendetta per la volta scorsa, ragazzi. La volta scorsa l'impostore lo aveva umiliato, l'aveva distrutto tutto. Adesso Fortes si è vendicato. E non è finita qua, perché oltre a Fortes arriva pure, ragazzi, ritorna Orux, che vuole distruggere l'impostore. Queste sono le sue parole. Caro impostore, beh, forse tutti quanti ti credono il più cattivo, ma non sai che il vero boss, il supremo Saiyan, sono io. E quindi, ragazzi, vi fa vedere una cosa all'impostore. Orux gli fa vedere una cosa all'impostore. Gli fa vedere, ragazzi, Super Saiyan. Perché sì, Orux diventa Super Saiyan. E con questa mossa, ragazzi, annienta l'impostore. Eccolo qua, ragazzi. Però, ragazzi, Orux decide di fare una cosa. Non vuole distruggere lui l'impostore. Forse Orux, non lo so, non vuole distruggerlo lui, forse perché gli fa pure pena, perché non lo so, è troppo scarso l'impostore. Quindi fa una cosa: lascia l'impostore a mano di Fortes, così lui si possa vendicare. E quindi, ragazzi, il nostro caro Orux scappa, se ne va via. Ragazzi, ci penserà Fortes. E allora, ragazzi, arriva Fortesita. Fortesita arriva lì e decide di distruggere l'impostore. Sì, ragazzi, se Fortesita, come si dice, ucciderà l'impostore, cioè lo farà finire in questa battaglia, significa che l'impostore morirà. Veramente, ragazzi, ci siamo quasi. Ovviamente Fortes vuole distruggere assolutamente l'impostore. Quindi, ragazzi, si ci scaglia e addirittura vuole distruggerlo con la sua mossa finale. Si carica, accendo, e dall'impostore tempesta gigante, dovrebbe morire. E infatti, ragazzi, con due dita fa scoppiare l'impostore. E Fortes prende la sua vittoria dopo quello che era successo con... cioè quella che è successo prima, ragazzi. E quindi vedete quello che è successo, incredibile.
Però ragazzi, nel frattempo abbiamo un'altra e ultima battaglia. Ragazzi, però, adesso vi facciamo vedere il Saiyan buono, Liux, ragazzi. Liux che carica l'energia e contro comunque l'aiutante di Orks, ovvero Giancova, e ragazzi, anche lui come suo fratello. Che sì, ragazzi, comunque se non l'avete capito, Liux è il fratello di Orks buono. E comunque, ragazzi, ecco perché si chiama i due Saiyan, ragazzi. I due Saiyan che sono venuti sulla Terra. Il fratello è Orux, però Orux cattivissimo, mentre Liux, uno dei più forti Saiyan buoni, cioè uno dei più buoni Saiyan che esistono mai. Quindi, ragazzi, si scontra con Giancova e, ragazzi, con lo stato di Super Saiyan. Come anche aveva fatto vedere prima suo fratello Orux, però lui anche se è suo fratello lui lo vuole distruggere, non ne vuole sentire, perché comunque tutte le cattiverie che ha fatto pure a lui, non vuole sentire più niente, anche lui vuole distruggere suo fratello Orux, anche Liux vuole distruggere Orux. Comunque se la prende con calma e Giancova le sta prendendo pure, eh? Il nostro caro buon Liux riesce a stordire un poco Giancova, però ancora non è niente. L'unico che riesce a distruggere un po' le forze di Orux, anche se non era Orux Giancova, però ragazzi, già è qualcosa almeno, dai. Non possiamo lamentarci, almeno è qualcosa, dai. L'unico che finalmente riesce a fare una piega. Ragazzi, però, quel cattivissimo di Giancova se la prende tanto e se la prende ovviamente con quelli più deboli, con quelli che stanno cominciando a iniziare a combattere da adesso. E quindi si scaglia con tutta, quasi tutta la sua potenza su Sweet, ragazzi. Ovviamente lo distrugge, ma è normale. Che come può fare il figo con un ragazzetto? La pagherà Giancova però, per quello che sta facendo a Sweet. Sweet è quasi a terra, ma all'improvviso, ragazzi, interviene Fortas, che dopo aver visto suo, diciamo, cugino un pochettino più, diciamo, secondario, a terra, quasi distrutto, decise di schiantarsi su Giancova, anche se lui ha quasi una stamina infinita. Non lo so come andrà a finire questa cosa, però ragazzi, vediamo, noi combattiamo fino a quando riusciamo, se non scade il tempo, anche perché Giancova, essendo allenato da Orux, ha una stamina incredibile, però Fortes non è un tipo che si arrende, pure se c'è poca vita o tanta vita, Fortes non si arrende mai. E quindi decide di schiantarsi addosso. Ancora Giancova. Distrugge ancora con quei laser. Si carica e decide quasi di finirlo. Va da lui, che ogni volta sempre sotto il mare, e con un Big Bang Attack si vendica per Sweet. Va da lui con un assalto Kaioken. Si carica. Assalto Kaioken. Si carica ancora a mille Fortes. Si carica Fortes. Arriva davanti a lui. Tempesta gigante. Giancova prende pochi danni, però comunque continua a prendere. La situazione si mette male perché il tempo sta per scadere, siamo a 55 secondi, però Giancova subisce di più, quindi forse la vittoria sarà per Fortes, per Fortesita, il nostro caro Fortesita. Se Fortesita riesce a salvare Sweet sarà uno degli eroi, che Sweet stava essendo quasi ucciso da questo orribile essere, Giancova.
Che poi, ragazzi, non sarebbe altro che un umano dannato. Esatto, ragazzi. È un umano dannato, ecco cos'è. Perché avevano messo con Orcs. Pure l'impostore ha avuto paura di Orcs. Quindi allora l'impostore non è proprio così malefico. Stava cercando l'aiuto di Max, chiamerò Official. Cioè, ragazzi, direi che non è proprio un malefico malefico. Forse allora è proprio uno stupido l'impostore. In confronto a Orcs, Orcs invece secondo me è quello che potrebbe fare veramente del male a Sweet. Quindi noi lo dobbiamo proteggere, ma soprattutto lo deve proteggere Fortes, perché Max e Like non ci sono. Fortes, vendica Sweet e distrugge Giancova. Però ancora non è morto, ragazzi, non è morto Giancova. Però Fortes già ha vendicato Sweet. Ma una cosa è sicura, ragazzi, comunque, prima di chiudere il video, vi volevo dire una cosa. Orcs è un malefico, cioè sarebbe capace pure di uccidere Sweet, che è completamente innocuo, è proprio innocuo, non gli ha fatto niente. Max e Like non ci sono perché si sono fatti male. C'è Liux, Sweet, Fortes, speriamo che ce la faranno, perché Orcs è fortissimo. E con il fatto che non ci saranno Like e Max sarà un problema grandissimo. Quindi, ragazzi, non lo so se questa serie vinceremo, anche perché mancano due come Like e Max. Non lo so se Fortes, Sweet e Liux e forse qualcun altro che non mi ricordo riusciranno a vincere. Forse sono solo loro. Speriamo che ci riusciranno a vincere. Però tutto potrebbe essere, ragazzi. Noi ci auguriamo che loro vincano. Da Max Gamer Official è tutto. Ciao, ragazzi!